Ciao a tutti ragazzi, andiamo a recuperare velocemente qualche SBC uscita qualche giorno fa. Purtroppo causa influenza fiere sono un po' incasinato, quindi sapete, avete visto il video ieri. E allora ripartiamo. Allora, che dire, come sempre follow canale YouTube, mi raccomando, e andiamo a vedere chi è che ci attende. Abbiamo Cross, giocatore del Real Madrid, molto interessante, anche se comunque vi anticipo già che ha un costo un po' elevatino. Però devo dire che è un giocatore davvero, davvero degno di nota. Sto perdendo tempo perché non avevo aperto il fulmino, adesso l'ho aperto. Allora, andiamo a vedere. 1,83, attenzione al work rate, normale, quindi è un centrocampista che non sarà troppo spropositato l'attacco o la difesa, rimarrà un po' nella sua zona di comfort zone, mettiamola così. Però ottimo, 5 di abilità e 5 di debole, porca miseria, centrocampista completissimo. Andiamo a vedere un po' quanto ci costa. 80 di velocità, accelerazione 83, sta dando scatto un po' basso, però se giocate con un centrocampo a 3 sicuramente è interessante, a 2 forse già meno. Io sono un po' indeciso, lo ammetto, però vedrò. Sono un po' indeciso, però mi piace anche perché ha il 5-5, insomma, un buon giocatore. Comunque, tiro 85 con 81 di finalizzazione un po' basso. Non è un giocatore finalizzatore, quindi non è un giocatore che va a tirare in porta, eccetera. Però, dai, ha una buona potenza, se becca la porta comunque segna, quindi il portiere fa un po' fatica a prenderla. Per il resto, vabbè, non ci aspettiamo chissà che cosa. Ricordiamo che però ha il 5 di debole, quindi destro sinistro per lui non cambia nulla. Passaggi, abbiamo un bel 93, ovvio che qui siamo di fronte alla statistica più alta per lui. 91 di cross, e i German cross sono ottimi davvero. Corto 96, lungo 96, insomma la mette sempre sui piedi. Ma devo dire che anche a livello difensivo è molto interessante. Comunque, dribbling 86 con 78 di agilità. Un po' bassino tra virgolette, però è buono perché abbiamo comunque un contropano 92, reattività 94, bello elevato, quindi anche se poco agile è bello reattivo. Freddezza 92, raga, è da fare, forte. Difesa 79, ma con 89 di intercettazioni vuol dire che in difesa se fa così questo qua è buono. Contrasto in piedi 81, non possiamo pretendere chissà che tipologia di giocatore, però è buono. Ok, fisico 76, buona la forza 80, peccato l'aggressività solamente 67, questo un po' mi lascia perplessino, però non è un centrocampista difensivo, è ottimo per un centrocampo a 3 sicuramente. Se ci affiancate un centrocampista che fa la legna, va bene anche per un centrocampo a 2, quello sicuro. Infatti io ho una mezza idea di sbloccarlo, però devo vedere un po' le libri d'abilità. Però un po' mi scoccerebbe lasciarlo andare, mi sembra davvero forte. Andiamo su Footbin. Come dicevamo prima, è un giocatore che, vabbè, ha controllato di corsa, però in centrocampo non ce ne frega più di tanto, secondo me. E io gli metterei... Dov'è il mio amico Shadow, in quel caso qua? Lo facciamo diventare molto difensivo, abbastanza rapido, insomma. Ha bisogno di un boost sulla parte di velocità. Fa diventare lengthy, sinceramente per un centrocampista non è che devi incorrere, preferisco avere lengthy o su attaccante o su difensore. Il centrocampista mi va bene comunque controlled, che ci sta. Per il resto abbiamo visto, costa sui 260k, sono 4 SBC, volevo andarle a vedere un attimino, però mi sa che sono tentato, è un po' caro. Però ci sono dei premi particolari, devo decidere se aprirli o meno. Quanto manca? 5 giorni, abbiamo ancora 5 giorni di tempo per pensarci, quindi vuol dire dopo la promo nuova dei Centurion è probabile. Vediamo cosa esce dei Centurion sicuramente, però questo 5-5 è buono. Qual è la vera variabile, ragazzi? La vera variabile è se riusciamo a ibridarlo o meno, perché è un giocatore tedesco che milita, ok, nel Real Madrid, però nella Liga Santander. Quest'anno la Liga Santander si ha dei buoni giocatori, ma pochi. Con l'Intesa quest'anno gli fa un po' fatica a ibridare. Allora, se riuscite a ibridarlo, volentieri, molto molto forte. Io, avendo mezza Bundes con i tedeschi,
potrai farcela senza problemi. Devo fare due conti, però è molto molto interessante come giocatore. Quel 5-5, ragazzi, è buono, molto molto buono. E non è carissimo, non è carissimo. Se andiamo a vedere un po' di obsolescenza, mettiamola così, se va un po' a invecchiare precocemente, ma vedremo cos'esce dai Centurioni Toti. Magari prendiamoci qualche giorno di tempo per andare a sbloccarlo, però è interessante. Al contempo, il ragionamento è sempre quello: occhio alle ibridabilità, perché ripeto, tedesco nella Liga Santander si fa un po' fatica a ibridare. Vero che del Real Madrid, però sul Real Madrid abbiamo solamente, vabbè, sì, ci sono giocatori forti, per l'amor di Dio, c'è Benzema Jolly che è fortissimo, c'è Mendy, insomma, bisogna avere tutta quell'asse lì. Allora, se avete quell'asse, sicuramente fate bene a sbloccarlo, altrimenti potete passare assolutamente senza troppi problemi. Ragazzi, definitiva, ottimo giocatore, sicuramente molto interessante. Occhio solamente appunto a riuscire a ibridarlo. Se non riuscite a ibridarlo, non ci impazzite. Ci sono tante alternative. Io, per esempio, di mio è un po' caro, è vero, è un po' caro, però ho preso Kimmich perché ho un asse Bundes. Ammetto che potrebbe interessarmi come giocatore perché sto guardicchiando alcune cose. Vorrei cambiare Ginola con Benzema, quindi sto guardicchiando. Quindi molto probabilmente lo sbloccherò. Voglio vedere cosa esce dai Centurion. E tutto qua. Ragazzi, niente, come al solito. Ripilogone, come dicevo prima, ottimo giocatore, occhio alle ibridabilità. Non ci impazzite per sbloccarlo, non cambiate un team per sbloccarlo. Come sempre, follow account YouTube, mi piace il video, ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti, ragazzi!